Queste offerte servono ad assistere 500 ragazzi, a distruirli, a dar loro una famiglia, una casa. Di 82 anni, si chiama Don Marella. È nato all'isola di Pellestrina, in provincia di Venezia, ma dal 1921 il centro della sua missione è Bologna. Trent'anni fa, Giuseppe Olinto Marella si portò a casa un bambino abbandonato. Così chiama i suoi 11 istituti, sono passati oltre 8.000 giovani. Formati professionisti, avvocati, medici, ingegneri. Per Don Marella, nazionalità, età e religione non contano. Nelle sue case c'è posto per tutti e i bolognesi sono generosi con lui. Per Don Marella. In Lambretta, Don Corrado più avanti lo accompagna al lavoro. Tante cose da fare, tanti impegni da adempiere, troppe scadenze da rispettare. 24 ore sono poche, non gli bastano. È vero? C'ho da fare, ce ne vorrebbero almeno 48 ore invece di 24. Così bisogna allungare le giornate, rubar tempo al sonno. Ci sono i bar, i ristoranti, l'inizio e il termine degli teatri. Don Marella non va mai a letto prima delle 2 del mattino. Don Marella, è vero che non dorme mai? Sì, lo dicono in giro. E dicono anzi che dormo sempre. In base a quale criterio sceglie i posti dove va a fare la questua, a riempire il suo cappello? Come capita così, secondo il film che c'è, secondo la gente che ci va. Mi dicono delle volte, c'è tanta gente in questo film, in questo cinema. Le maschere mi interessano, mi dicono anche delle volte l'incasso vanno fatto. In genere sono più generosi i ricchi o i poveri? No, io non gli domando quanti soldi hanno in tasca. Io guardo quello che mi danno, tante volte neanche perché me lo danno in una busta, ma senza dire niente. Marella, crede che sia il cappello a raccogliere tanti soldi? Il cappello serve per metterci di dentro. Riesce a raccogliere le stesse cifre quando manda altre persone a fare la questua al suo posto? No, un po' meno. Un po' meno. Perché? Come mai? I bolognesi sono rivolti stanco in basso l'apostolo. Senta, lei non appartiene a nessun ordine, vero? Ma io sono un prete secolare, libero. Non sono neanche di Bologna, io sono di Venezia. Ma lei si considera fuori dell'ordine? No, sono ammirato prete come gli altri, ma... Abbiamo delle piccole associazioni libere, insomma, non un ordine religioso. Quindi, in un certo senso, lei può essere considerato un libero professionista? Sì, può chiamarlo così. Nelle sue mani sono passati oltre 8.000 ragazzi. Deluso, insomma, sono gli incerti della vita. Non si può mica pretendere che tutti vadano a finire bene. A girare tutte le notti da un cinema all'altro? Si va a mangiare anche l'inverno, anche se ci sarà il problema del riscaldamento. Sentite oggi, sono andato per tirare un po' di carbone, è aumentato di 1.000 lire al quintale. E poi sarebbe che aspettassi un mese prima di averlo. Dopo aver sbrigato gli impegni più urgenti, Don Marella si fa accompagnare in ufficio, il mercato di Via Orefice. Sono circa le 10 del mattino, il posto è buono, il cappello si riempirà in fretta. Venditori e massaie sanno che Don Marella ha una grande famiglia, 500 ragazzi, e i giovani, si sa, hanno sempre fame. Così, così. Tanto.
grazie, grazie tante, tante grazie, 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 buongiorno, grazie. Grazie, grazie. Ma chi è? Padre Marenna? Ma ci sono altre cose da fare. La giornata non consente soste. In auto, in lambretta o a piedi, Don Marella lo si vede sempre in giro per Bologna. Sono troppi gli impegni. Non può fermarsi un momento. Si avvicina l'inverno. Dicono che sarà rigido. Bisogna quindi intercedere presso il Monte di Pietà per stegnare i cappotti e le giacche di lana impegnati dai poveri per pochi soldi durante l'estate. Don Marella pensa anche a questo. Padre, oggi la questura ci ha mandato questi due o tre ragazzi che ha trovato a dormire alla montagnola per strada, tutti sporchi. Che dobbiamo fare? Io l'ho fermati, giuro, fermati, solo. Io sì, guarda un po', Cattere, abitanti asilo dormitorio, asilo notturno, sì. Mi doveva presentare alle 9 ore 16 presso locale questura, ufficio polizia femminile. L'accettiamo, vero? Dunque, adesso vediamo dunque cosa sono. Dunque uno Tommaso di anni 12. 12, ma a 12 anni e mezzo l'ho fatta la prima, sono 4 anni che fa la prima. Li teniamo. Va bene, lasciatevi qua, adesso vedremo. Poi vi sapremo dire dove li abbiamo messi, ma un po' di tempo, perché voi li lasciate quieti, perché se voi andate dopo pochi giorni, capite? E allora i bambini, sa, insomma, piangono, si intende, ve lo desiderano il babbo, la mamma. E così, bisogna che li lasciate, dite, ascoltate, ma per qualche giorno bisogna che li lasciate questi bambini tranquilli, senza andarli a trovare, perché bisogna che prima si abituino un pochino, perché se no cominciano a piangere, a rifare, poi vogliono venire via, insomma, questo poi specialmente che è un po' più tardivo, forse più difficile ancora di quello lì, no? In ogni modo a scuola bisogna che ci vadano, questo è positivo, vero? Abbiamo il dovere e il bisogno che vada alla scuola. Lui ci andrà quando ha la sua età. Andate su, un pezzo di minestra c'è per tutti. Venite avanti, pure. Andate. Avanti, vieni, Cosmo, come ti chiami? Tommaso. Andiamo a mangiare, andiamo a mangiare la pappa! No, quello no, la puoi portare dentro. Porto dentro anche quello, sì, portaglielo su. Lo portiamo su. No, non sporca niente. Non sporca niente. In periferia, come al centro della città, Don Marella lo conoscono tutti. In questi quartieri molti hanno avuto bisogno di lui. Oreste Biovati è un venditore ambulante, coetaneo di Don Marella, si ricorda di lui con ammirazione sin dai primi anni della sua attività. Tutti conoscono la vita e i miracoli pratici di Don Marella. Don Marella non ha una vita, diciamo così, dinamica come si direbbe oggi. Don Marella ha una vita limpida, lenta come un... Io lascio Don Marella quello che posso, quello che non porto via con me, ecco. Durante la guerra, quando andavo in mercato con le sporte a prendere la verdura per questi bimbi, e che vita che faceva sotto l'acqua, sotto la neve. E ne ho avuto bisogno anch'io di padre Marella, che gli ho detto. Don Marella è un filosofo di quelli che mettono in pratica la filosofia. Lui schiva la retorica, lui è pratico. Lui raccoglie i bimbi abbandonati senza che nessuno abbia fatto domanda, senza nessuna raccomandazione. Insomma, per me è un santo. Don Marella, quali sono i problemi che la preoccupano di più nel corso della giornata? Il
riguardano i ragazzi, il lato materiale e poi quello specialmente morale, la formazione di questi figli, i problemi di formazione, di assistenza, un problema sia per la sezione agricola sia per quella professionale dei mestieri. Dicono che lei preferisca rinunciare ai grossi lasciti, alle grosse eredità, è vero? Io non preferisco rinunciare, perché intanto non voglio andarne a caccia, vero? E poi perché non so se io posso adeguarmi a quelle che sono le attese di chi fa un grosso lascito. Io dico così, chi ha veramente voglia di fare la previdenza, se può la faccia in vita, non si riduca a farla fare soltanto dagli altri, perché uno dice finché vivo la roba mia me la tengo e la dispongo come voglio, dopo che sono morto io voglio che sia disposta in quest'altro modo, diverso da quello che ho fatto io in vita. Lì è la stonatura, lui dispone troppo dei beni, cioè ne vuole disporre anche oltre la vita, quello che ti ammanta in vita. Non aspettare di tirare le cianche, vero? Ma non te lo puoi portare appresso. Don Marella, perché ha scelto questo lavoro? Perché è nel mio ministero, si fa la mia vocazione, si fa. Una vocazione difficile la sua, una strada piena di difficoltà. I suoi ragazzi lo sanno e lo aiutano come possono. Gli sono tutti riconoscenti. Spesso sera lo vado a prendere in piazza la sera, a mezzanotte, l'una, il secondo. Brutto tempo, bel tempo, quello che è. E mi è rimasto impresso un particolare diversi mesi fa, insomma. Pioveva, freddo, e lui era lì al solito posto davanti al cinema a aspettare l'uscita. E ho visto che era un po' malmesso, stava poco bene, aveva dei disturbi. E gli ho chiesto cosa si sentisse, dice stava poco bene, allora ho detto se voleva venire a casa con me in macchina. Mi ha detto no, dice, non posso perché domani ho degli impegni, dei pagamenti. Allora sono rimasto lì con lui a aspettarlo, un po' demoralizzato anch'io, vedevo un uomo così, insomma. Finito il film, lui si è messo lì davanti e io lo aspettavo. Quando è arrivato girava meglio di me, insomma, era ritornato giovane in un momento. E mi ha detto, dice, hai visto, dice, che cosa ha voluto dire essere rimasto qua? E mi ha fatto vedere una mano chiusa. Me l'ha aperta, c'era dei soldi, insomma. E me li ha contati di fronte a me, c'erano 4 biglietti da 10.000. Mi sono ostinato, insomma, e mi quando c'è una difficoltà non mi viene neanche, non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di smettere, di dire, devo superare la difficoltà, se c'è, c'è perché sia superato, o di fronte, o di fianco, o a destra, o a sinistra, insomma, bisogna superare la difficoltà. Quando i cinema chiudono, Don Marella ha finito. Non resta che cambiare in carta moneta gli spiccioli raccolti. Voglio che venga a portarvi i soldini, non ce n'ho molti stasera. Non ce n'ho molti. Io metto qua. Thank you.
14 giugno 1882, 6 settembre 1969. Olinto Marella nasce nell'isola di Pellestrina, Venezia, e muore a Bologna all'età di 86 anni. 86 anni spesi al servizio di una grande idea, la promozione integrale dell'uomo. Il concetto di comunità, la solidarietà, come scelta di vita, permette una forma sociale, una tantum. La beneficenza vera, non fine a se stessa, non per caricarsi la coscienza, ma profondendo in una riconoscimento totale. Se vogliamo le medicine raccolte da padre Marella all'angolo di via Oretici, le medicine finite nel suo famoso cappello non sono state altro che la molla per scatenare la bontà e l'amore. Forse si può sintetizzare anche così la vita di quest'uomo che fin da giovane sentì la vocazione per il bene, che all'età di 10 anni lasciò i genitori per andare in seminario con la ferma vocazione di farsi prete. Un uomo che ha evitato le tappe, a 22 anni viene ordinato sacerdote dopo aver conseguito la laurea in teologia e filosofia alla Apollinare di Roma. L'anno dopo comincia ad insegnare in seminario e nello stesso tempo si dedica all'educazione dei figli del popolo. Poi nell'ottobre 1909 un evento che inciderà profondamente sulla sua vita, la sospensione ad Divinis. Fu un atto di bontà, pagato a carissimo prezzo, il rifiuto di abbandonare un amico, Romolo Murri, scomunicato per le sue idee politiche, che costò al padre l'interdizione a esercitare gli atti relativi al culto. Ma proprio questa durissima esperienza, interrotta nel 1925 dal cardinale Nasali Rocca, rinforzò la convinzione del padre e incanalò la sua naturale vocazione a fare del bene, facendogli intravedere la strada giusta. Intanto Bologna era diventata la sua città di adozione e si moltiplicavano le opere di carità, di assistenza, di aiuto, in particolare ai bambini ma a tutti quelli che soffrono. Passano gli anni e l'idea di una nuova città dei ragazzi, padre Marella la lancia nel 1948 sui quotidiani cittadini, frutta 11 milioni di lire, una somma ragguardevole per quei tempi. E la città in seguito sorge a... In poi vengono aperte una dopo l'altra, grazie a padre Marella, tantissime case rifugio. Si moltiplicano mentre sale vertiginosamente il numero degli assistiti. Secondo un calcolo approssimativo, 10.000 ragazzi complessivamente nel periodo di attività del padre. E arrivano anche i premi della bontà, conferiti prima dal sindaco di Bologna, poi dalla regione e dalla provincia. Arriva anche l'amicizia, la stima di Papa Giovanni. Arrivano attestati, medaglie, ma accompagnati purtroppo dalle malattie fino alla morte del 6 settembre 1969. Padre Marella muore con i suoi ragazzi attorno e due giorni dopo in San Petronio una folla immensa partecipa ai suoi funerali. Una scorza ruvida, talvolta perfino rude, una voce roca, aspra, tagliente, e dietro questa scorza un'intelligenza fervida, ma soprattutto un cuore immenso, una generosità senza confini accompagnata, concretizzata anche grazie alla fantasia. Padre Marella non era solo un distributore di carità, sarebbe un'immagine molto riduttiva, ma una personalità forte, preparata, dotata di grandissimo carisma. Era un grande, senza alcun dubbio, che ha dedicato la sua esistenza alla solidarietà verso chi soffre. Ma vediamo il ritratto che hanno fatto di padre Marella Indro Montanelli, che è stato allievo del padre, ed Enzo Biagi in questo vecchio filmato della RAI. Marella aveva una qualità che non c'entrava nulla con la scuola, diciamo, con le delle qualità didattiche, le quali si poteva anche criticarlo, perché, ma questo perché? Perché lui aveva la grazia, era un santo, era già allora, per dire, per lui la cultura era un dato secondario, gli importava poco, lui mirava più alla coscienza dei suoi giovani allievi, alla moralità in senso alto, nel certo caporaletto, che non alla formazione intellettuale, a questa non dava nessun peso, le sue lezioni spesso erano di vaganti, lui faceva dei monologhi per tempo suo, la filosofia la sapeva lui, ma non gli interessava insegnarla a noi. Del resto lui sapeva anche la teologia, ma non amava nemmeno la teologia. Adesso c'è un breve filmato, è stato girato quando non era più il professor Marella, ma era Don Marella, nelle strade di Bologna, quando domandava la carità. A lui ci portava il cilicio allora? Sì, sì. E la domandava per tutti? Qui lo vedete in lambretta, si faceva portare in giro per andare a raccogliere qualcosa per i suoi ragazzi, e perché
voleva dare qualcosa a chiunque bussasse alla sua porta. All'uscita dei cinematografi, dei teatri, fermo davanti alla stazione, delle lunghe notti con la neve, mezzo addormentato. Un famoso commediografo mi ha raccontato che una notte lui stava per uccidersi. Passò davanti alla stazione, c'era Don Marella col suo cappello in attesa che qualcuno buttasse qualche soldo per la sua gente. E quest'uomo, che ormai aveva pensato di lasciare la vita, prese tutto il denaro che aveva in tasca e lo gettò nel cappello di sto povero prete. Nel sentire il peso della cosa che cadeva dentro a questo vecchio basso, alzò la testa e disse: "Signore, che cosa ti è accaduto? Fermati, parlami, dimmi." Quell'uomo non si è ucciso. L'ho aiutato a vivere, come ha aiutato a vivere migliaia di creature. Quell'angolo lì dove adesso c'è padre Gabriele, eravamo abituati a vedere un maron con la berba e il cappello, padre Marella. Razza la sira, la zancla si infila in tibar, con la smencia versca. Nan salteate, risparmi i taxi col public la premma, la Carmen di te. Beli tu la, bella zant, beli don carghidor, tutti quel d'intel ples. Con al suo sit prenotè, impalcato in platè, i suride nazot, sacaran nel foyer. Ora la loggia. Thank you.
We'll be right back.